nella sua scienza, nella sua, vorrei dire, nella sua convinzione politica, che tutto sarebbe finito in un flop. Come è finito? Andrea ha troppo intelligente per dire, oh, corriamo i ripari, mandiamo fuori la divisione corazzata, chiudiamo i paracadutisti in caserma. Però i paracadutisti non si sono neanche mossi. L'Ariete è stata ferma, l'esercito non è stato venuto. Pare solo qualche carabiniere abbia chiuso gli occhi. Ma e la Guardia Forestale con il suo comandante pieno di energia e di spirito militare, non conosco il caso, è un omino piccolo, bravo, molto in grado, con una vetta bianca, inappuntabilmente in uniforme, colonnello della Forestale, e forse anche lui o ingannato da qualche dipendente, ho convinto lui stesso di essere la pedina, una delle pedine fondamentali nell'azione avversiva, si è portato da Città Ducale fino a Roma, sono chilometri, di notte, è una cosa simile a quella di Spiazzi, di notte per di più Spiazzi con la nebbia. No, però vabbè, appunto, cioè, detta così sembra una cosa abbastanza matriciana, come ha detto lei. Però il fatto che Nixon, insomma, fosse in collegamento con questi qua, che la flotta americana nel Mediterraneo si muove e è stato d'allerta in attesa del colpo di Stato, fa pensare, insomma, che non fosse una cosa così insomma, all'acqua di rose. Beh, no, all'acqua di rose nell'esecuzione. A livello più che preparazione, organizzazione, neppure organizzazione, visione, chiamiamola, che viene prima dell'organizzazione. A livello visione è una cosa che deve essere piaciuta agli americani. Perché, come no, togliamo di mezzo la minaccia sovietica in Italia, perché intendiamoci, la minaccia sovietica in Italia non era da ridere. Perché se i sovietici fossero passati attraverso Ungheria e Jugoslavia, come attraverso il buco, gli ungheresi erano loro, gli jugoslavi, più che contenti di associarsi e di invadere il Veneto. I comunisti italiani cosa avrebbero fatto? Ma certamente non si sarebbero opposti a un fratello marxista che lanciava la sentenza. E questa era la mentalità dell'epoca. Comunque,